Aggiornamento delle news di oggi, Giuseppe Recca in studio, 1 marzo 2022. La rete internazionale della solidarietà è pienamente in moto e la Caritas diocesana agrigentina ha deciso di aderire alla raccolta fondi promossa in tutta Italia per garantire assistenza ai profughi e sostenere l'attività della Caritas Ucraina, che con i suoi 19 presidi territoriali fornisce generi alimentari, prodotti per l'igiene, medicinali, acqua potabile e coperte, ma anche assistenza sanitaria e supporto psicologico. Il ricavato della colletta in provincia di Agrigento sarà interamente destinato a questo scopo. Mammografie gratuite all'azienda sanitaria provinciale di Agrigento il prossimo 8 marzo, giornata internazionale della donna. Per l'occasione il Dipartimento delle Scienze Radiologiche, diretto dal dottore Angelo Trigona, ha aderito all'iniziativa Abbracciamo la Prevenzione. Le donne dalla fascia di età compresa tra i 50 e i 69 anni potranno prenotare gratuitamente l'esame mammografico contattando il centro gestionale screening. I test diagnostici si svolgeranno martedì 8 marzo dalle 8.30 alle 19 presso i presidi ospedalieri di Agrigento e Sciacca e al poliambulatorio di Canicattì. C'è anche Agrigento, insieme a Caltanissetta e Palermo, tra le province italiane finite sotto la lente di ingrandimento nell'ambito del Maxi Blitz con perquisizioni in tutta Italia disposto dalla Procura di Termini Imerese e affidato ai poliziotti della sezione di polizia giudiziaria contro una presunta organizzazione criminale specializzata, secondo le indagini, nel commercio in rete di false certificazioni verdi anti-Covid in grado di superare i normali controlli di verifica. Green Pass falsi dunque ottenuti senza vaccino, senza guarigione, acquistati a circa 300 euro ciascuno nei meandri della rete, spesso pagati in criptovaluta per non lasciare tracce. Sono in arrivo nelle casse di 102 comuni siciliani oltre 20 milioni di euro del riparto Fondo Investimenti dei Comuni per l'anno 2020 per recuperare i deficit legati all'emergenza sanitaria Covid-19. Ad essere interessati anche 17 comuni della provincia di Agrigento. Si tratta delle somme a saldo dei fondi a valere sul piano di sviluppo e coesione 2014-2020 destinati ai comuni che ne avevano fatto richiesta. Al 13° congresso regionale della CISL a Taormina sul tema Esserci per cambiare, il presidente della regione siciliana Nello Musumeci ha detto che vuole fare diventare la Sicilia la regione più verde in Italia. Ha annunciato un progetto per fare nell'isola un grande centro di produzione dell'idrogeno. Bisogna dire basta con la politica delle discariche, ha detto in proposito Musumeci, vogliamo liberarla dall'incubo della spazzatura nelle strade. E con questo buon proposito del governatore Musumeci chiudiamo il nostro appuntamento di oggi, l'aggiornamento del pomeriggio e della sera. Grazie per averci seguito, buona serata, restate con noi. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro numero WhatsApp.